Ciao ragazzi, come avevo promesso, oggi vi faccio vedere uno a uno tutti i miei popper autocostruiti e tanti regalati da amici. Vi farò vedere come sono fatti. Non si sa mai qualche spunto vi potrebbe servire. Non sono un professionista, però mi piace pescare con cose che costruisco io e anche con cose che mi regalano gli amici. Buona visione! Questo qui, testina, uso queste, la Surface Seducer, Double Barrel, le trovate su internet. Queste zampine le ho trovate, sono le alghe finte per gli acquari. E vi dico che fanno un bellissimo effetto, fanno. Ma qui ce ne avevo messe solo tre perché una mi si era stuccata, però va molto, molto, molto funzionante. Poi, questo popperino. Sempre con l'antialga. Questa è una testina fatta artigianalmente. Questo molto leggero e anche lui mi ha reso molto anche al tramonto o anche di notte. Poi qui abbiamo un po' di fantasia, ma non mi chiedete a cosa assomiglia. Vi potrei dire un bruco, ma però anche lui sopra è foam, due occhietti, zampine elastici. Il bello di questa pesca è che puoi sperimentare solo la fantasia, tanta fantasia e puoi fare quello che vuoi. Questa qui, questa pure, oddio, ci ho pescato pochissimo, però quel giorno non c'avevo nulla da fare, ho detto cosa inventiamo? A vederlo mi piace, ci dovremmo pescare un pochino di più. Sta qui, sempre testine della Surface Seducer, gonnellino, antialga, un un'esca che mi ha dato tanto belle soddisfazioni quando cercano, quando vogliono, diciamo, un'esca un po' più fina. Code, pacchiarini, queste qui, ci sono vari colori, le wigtail, vi lascio il sito in descrizione. E questa qui, che vi devo dire ragazzi, questa ha dato, anche su certi video ha dato dei ottimi risultati. Diciamo, può sembrare una lucertola, può sembrare un piccolo serpentello. Questa molto carina, mi piace. Sempre code pacchiarini. Testina sempre sul far seducer, sto abbinato nero e viola, zampine, questi sono elastici. Poi ho creato questa, sempre cambiando i colori.
Non sarò un professionista, però dai. L'importante è che catturano. Ho abbinato tre colori, giallo, arancione, nero, blu scuro. Questo qui è un topino, molto leggero. Questo l'ha fatto mio padre. Antialga. Questo anche mi ha dato Bebas. Qui, questo è un pochino più piccolo, quando vogliono esche più piccole. La godina mi si è un po' storta. Questo con gli occhioni, un occhione, occhi molto grandi, di alga. Qui diciamo ho abbinato verde, nero glitterato. Su questo ho montato la testina al contrario. Non fa l'effetto popper, fa un meno rumore. Ci ho abbinato la coda sempre Pacchiarini. Questo l'ho colorato io, puntellato di nero. Il bello di queste testine è che le puoi colorare, puoi fare quello che vuoi. Qui ci ho messo quattro zampine d'elastico gialle, coda verde. Questa è un'altra simile, più sul giallo questa. Questa ve l'ho fatta vedere prima, ma questa è leggermente più piccola, leggermente, abbastanza più piccola, sempre coda Pacchiarini, sopra una striscetta di foam, antialga, quando vogliono esche piccole questa va molto. Questa è una delle prime che ho fatto quando ho cominciato questa pesca, abbastanza distrutta. E adesso vi faccio vedere alcune esche che mi hanno regalato alcuni amici. Vedete questa qui? Diciamo si vede la differenza anche di costruzione, antialga in acciaio inox, proprio questa distrutta proprio, hanno i denti che hanno i bass proprio, l'hanno molto fini ma rovinano tutto, rovinano. Adesso vi faccio vedere un'imitazione di libellula. Se la trovo. Guardate questa che bella. Questa me l'ha dato l'amico Aldo Bardeggia. Tutta in foam.
Questo è uno streamer, sempre regalato, rosso e nero, clessidra in testa, questo lavora, reverse lavora. Questo anche con l'acqua torbida ci ho preso vari bassi, ci ho preso. Questa qui è quello che sono più affezionato, mi ha regalato veramente bei bass, ha un doppio amo, doppio antialga, è snodato. Questo mi ha regalato l'amico Dimitri Repele, lo trovate anche su Facebook. Con questo ci ho preso bei bass in mezzo allo sporco, in mezzo alle alghe. Qui abbiamo uno streamer con amo offset, questo lavora reverse, lavora. E anche questo in caduta o anche lasciato fermo mi ha dato ottimi risultati, mi ha dato. Vi faccio vedere due piccoli streamerini, questi li fa Pacchiarini, molto belli, anche loro molto catturanti. Questo è un altro popper di Aldo Baldeggia. Ce l'ha un occhio di qua, me l'hanno distrutto. Questo è anche molto piccolo. La testina, questa è fatta a mano artigianalmente. Sono due pezzi di foam ritagliati, assemblati, e questo fa un bel gorgo, un ottimo artificiale. Questo è sempre di Pacchiarini, proprio ci sono forme, colori, è una cosa infinita proprio. Poi vi faccio vedere l'ultima cosa. Questo qui, questo è a reverse, lavora così, lavora, e mi ha dato bei pesci anche questo. Questa è una bella testona. Questo è una bella testona. Ok ragazzi, spero che vi serva a chi anche inizia adesso a costruire e spero che vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.